penso che debba diventare uno strumento anche di formazione per i nostri delegati, perché apre la mente, permette di ragionare concretamente su come tenere assieme il lavoro, ma anche che cosa si fa, e approfondire il problema della sostenibilità e della giustizia e della tutela del territorio ed ambientale in senso generale. Quindi io credo che sia un elemento anche di studio, di approccio e anche di modalità di lavoro diverse, che chiedono anche al sindacato un cambiamento. Un libro necessario, io direi anche, qui possiamo dircelo, indispensabile, perché connette quello che sciaguratamente è stato separato, connette ambiente e giustizia sociale per il tramite dell'eguaglianza, e nel fare questa operazione mette a nudo le ragioni di tante sconfitte, di chi li ha tenuti separati, le sconfitte degli ecologisti politici, le sconfitte della sinistra politica o anche della sinistra sociale, ma soprattutto le sconfitte del mondo nei confronti del paradigma neoliberista, che invece proprio sulla brutale separazione di quei termini, nella cancellazione dell'idea di giustizia sociale e nella riduzione dell'ambiente a mera cosa da mettere a profitto in un processo di trasformazione guidato dall'accumulazione dell'efficienza, ci ha portati nell'impasse attuale, sull'orlo dell'abisso sul quale stiamo danzando. Il libro ha il merito di farci vedere il carattere paradigmatico del modello che abbiamo di fronte e la necessità di contrapporgli un modello altrettanto forte, coerente, organico e alternativo. Finché non acquisiremo questa consapevolezza della necessità di una rivoluzione radicale, culturale in primo luogo, di un salto di paradigma, di quello che Thomas Kuhn chiama una rivoluzione scientifica, il passaggio a un altro modello organico di pensiero, e qui ci sono tutte le radici e tutti gli ingredienti per incominciare a lavorare in quella direzione, davvero rischieremo costantemente l'egemonia da parte dell'altro, così come sta avvenendo per le nostre diverse sinistre e per i nostri diversi movimenti ecologisti. L'informazione dovrebbe indagare meglio la realtà, non limitarsi semplicemente alla rappresentazione di palazzi e di poteri, e raccontare le condizioni delle persone, dar modo a gente come a chi fa questo libro, ad esempio, chi fa questa elaborazione, di poter trovare delle soluzioni che mettano al centro, come questo libro fa, il problema della giustizia e di poterla praticare realmente all'interno delle compatibilità ambientali che dovrebbero essere al centro della vita quotidiana, e quindi elaborare una politica che dia delle risposte e non sia semplicemente la continuità.